220 eventi in 115 musei, l'intero mese di luglio dedicato all'archeologia, allo spettacolo, alla musica, alle tradizioni artistiche e artigianali, all'enogastronomia di qualità in oltre 80 comuni toscani. L'edizione 2012 delle Noti dell'Archeologia è stata presentata a Firenze dai promotori, Regione Toscana, Sovrintendenza e AMAT, l'Associazione dei Musei Archeologici Toscani. Un consolidamento di una grande esperienza che consente di unire il fenomeno della cultura, che è un fenomeno straordinario, il cui consumo cresce sempre di più, a quello del conoscere la cultura in maniera legata al divertimento, legata a un divertimento che però abbia lo scopo appunto dell'apprendimento. Quindi si popolano tutte le nostre straordinarie strutture archeologiche con spettacoli, con cinema, con fenomeni che possono essere in grado di catalizzare il pubblico. Quest'anno l'apertura straordinaria notturna e contemporanea in una ventina di musei archeologici si terrà il 14 luglio, ma altri eventi notturni costellano il programma. Tra le tante iniziative, la mostra a Castiglione della Pescaia, le ambre e i bronzi dei principi, le passeggiate lungo la strada dei Ponti della Luna, San Marcello Pistoiese, l'archeofeste di Chianciano, concerti di musica classica a San Giusto di Prato, lezioni di paleofitness in una capanna paleolitica ricostruita a San Sepolcro.